Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Splatoon per delle nuove mischie mollusche con voi. Come promesso ragazzi, oggi è martedì 29 novembre, sono le ore 18:30 e sono online sul secondo profilo, pronto a giocare con voi. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima partita di oggi, le mappe sono le stesse su cui abbiamo giocato nel primo profilo. Come arma ho preso il tinter a carica, che finalmente sono riuscito a sbloccare anche qui. Speriamo di riuscire a fare una bella partita. Adesso diamo una colorata veloce. Ce la faccio ad arrivare? Arrivo fino là. Mamma mia. Mamma mia, sto tinter a carica. Spettacolo puro, signori. Spettacolo puro. Usiamolo anche un po' così. Poi lo usiamo anche qua. Adesso mi piazzo qua e cerco di splattare qualcuno. Ma non c'è nessuno in zona? Ce n'è uno là. No, fino là non ci arrivo. Devo aspettare che vengano da questa parte qua. Lanciano le bombe. Ho tentato di prenderlo. Preso! Preso! Attenzione. Ok, è morto uno dei miei, purtroppo. Aspettate che mi sposto. Ok, ho ricolorato tutto. Ce n'è uno là. Ah, sta distante, eh. Vediamo se passa di lì. No, non passa di lì, peccato. Non passa di lì. Allora, adesso abbasseranno l'acqua. Aspettate che faccio solo una cosa, più che altro per aiutare anche i miei. Ok. Allora, ce n'è due, ne vedo due. Ne vedo solamente due. È là in cima. È là in cima. Continua a lanciare bombe. Probabilmente ha capito che sono lì e vuol farmi allontanare. Sono bombe singole, eh. Guarda che roba. Dove sei? È là. È là. È là. Facciamo una roba, torniamo alla base. Sì, ma i miei compagni di squadra nel frattempo avrebbero dovuto colorare un po' di più, eh. Sto colorando di più io che loro. Ok, se devo usare il cecchino così, più che altro. No, perché se sono rimasti veramente in due e non stiamo facendo nulla. Ok. Prendila, prendila. Ah, caspita, ci hanno splattati in due. Sono arrivati tutti e due lì assieme. No, più che altro mi chiedo veramente cosa abbiano fatto i nostri compagni di squadra. Ok, partita terminata, mi sono salvato per un pelo. Mi sono salvato per un pelo, è andata bene che è scaduto il tempo, quindi non potevano più splattarmi. Allora, vediamo chi la porta a casa, però praticamente non abbiamo combinato nulla, hanno fatto tutto loro. Quindi vincono loro sicuramente. 56-25. Niente da fare ragazzi, niente da fare. Allora, io porto a casa anche una kill però. Va bene ragazzi, secondo match di oggi. In teoria su questa mappa qua dovrei riuscire a combinare qualcosa di più. YOLO 2015 abbiamo, attenzione. Perfetto, partiamo subito veloci. Di qua non è passato nessuno. Stavo per cadere giù, stavo per cadere giù. Ok, allora volevo ritagliarmi uno spazio qui. Dove è andato? Tanto lo so che sei lì. Lo so che sei lì. Buonanotte, gli ho anche lanciato una bomba, però Davide mi ha preso. Sì, beh, con l'Octo Splasher replica non è che... non è che potessi replicare tanto quell'arma lì, eh. Poi mi aveva sicuramente visto.
mi aveva sicuramente visto. C'è un cecchino anche dall'altra parte. Mi allontano. Questa volta mi allontano. Chissà dove caspita è andato. Là sotto non c'è. Secondo me è lì. Secondo me è lì. Fatemi dare un'occhiata. No, non è lì. È lì dietro, lì dietro. Guardate, lì dietro. Ehi là! Chi è che usa il Tinter? Dall'altra parte. Prendetelo, grandissimi. Splattato senza pietà. Qui è già tutta viola la mappa. Cioè viola, rosa. Comunque avete capito cosa intendevo. Allora, ah, Davide era già salito anche di lì. Niente da fare. Ma è per questo che non utilizzo mai il cecchino, perché devo sempre stare lì ad aspettare gli avversari. Onestamente io mi annoio così, ragazzi. Mi piacciono di più le armi tipo aerografo d'elite, robe simili. Attenzione. Allora, torniamo qua. Penso che perderemo anche questa volta. Però beh, cerchiamo di perdere con onore almeno. Chi è che si è divertito a colorare qua? Preso! Mamma mia, che colpo, signori! Ogni tanto mi esce qualche colpo decente col cecchino. Mamma mia, volevo andare a farci lo spawn kill. L'ho silurato in 448. Adesso è già tornato alla carica, però. Mamma mia, che colpo! Spettacolo, spettacolo. Ok, partita terminata. Ah, i miei tre compagni di squadra erano all'attacco, mentre io ero dietro a coprire. Vediamo. Niente da fare, 48-37. Perdiamo di pochissimo, peccato. Vabbè, ci abbiamo provato. Solo 327 punti, ne ho fatti veramente, veramente pochi. Va bene ragazzi, ultimo match, poi andrò a cambiare arma. Altra mischia mollusca, stessa mappa di prima. Ok, squadre caricate. Accidenti, ci sono due cecchini dall'altra parte, quindi devo fare attenzione. Peccato che non ci abbiano messi assieme. Allora, diamo una colorata di qua, veloce. Sono già lì, sono già lì ragazzi, sono già lì. No, sono cascato giù. Ah, potevo ancora salvarmi. Peccato, potevo salvarmi. Chi è che ha già sparato un razzo nella nostra zona? Cioè, guardate qua che roba. Hanno già sparato un razzo qua. Vabbè, usiamo il cecchino così. Io sto nelle retrovie a dare una mano qua. Allora, volevo andare a prendere quello là dall'altra parte, però non so quanto mi convenga. Proviamo a far così. Ah, caspita, era una sfida cecchino contro cecchino. Niente, mi ha splattato Pikachu. Mi ha splattato Pikachu con un attacco rapido. Ehi là, è qui tutto sto verde? Di chi è? Riusciamo a prenderlo il cecchino che c'è lì? Ma però aspettate, perché prima ho lanciato due... Devo scappare. Prima ho lanciato due bombe. Sì, vabbè, mamma mia che lentezza però. Dicevo, ho lanciato due bombe quando in realtà potrei lanciarne solo una. Onestamente non so come mai. Boh, come mai qui sotto c'è tutto sto verde? Ok, lì c'è uno dei miei. Via il verde. Bello. Allora, il cecchino sta tornando di là. Io faccio una roba.
Ok, sono riuscito a passare. Non mi ha inseguito nessuno, per fortuna. Ma più che altro perché almeno così posso fare dei danni. Ok, vediamo se riesco a salire. Perché volevo andare a prendere il cecchino avversario, che è là. Preso! Oh oh! Che mossa, ragazzi! Non si è neanche accorto che ero lì. Era quello che volevo fare fin dall'inizio. E ce l'ho fatta, eh. Ce l'ho fatta. Nella sfida cecchino contro cecchino, diciamo che... No, l'ho mancato! Potevo prendere anche l'altro. Vabbè, niente, nella sfida con Pikachu cecchino contro cecchino, 1-1, finisce 1-1. 57-31, la portiamo a casa noi. Non si è neanche accorto che avevo fatto il giro, incredibile. Bella lì, signori. 1272 punti. In realtà, se non avessimo vinto, comunque ne avrei fatti 272. Va bene, ragazzi, nuovo match. Siamo tornati nella mappa del centro commerciale. Sono andato a cambiare arma. Ho preso l'aerografo d'elite perché ho voglia di colorare un bel po'. Ok, e si parte. Subito velocissimi. Allora, diamo una bella colorata così sblocco subito il razzo, che mi può tornare molto utile. Mettere come arma speciale il razzo, se uno decide di utilizzare quest'arma qua, è stata un'ottima idea da parte degli sviluppatori. Ho preso Toto. Ottimo. Allora, qui ho già colorato tutto praticamente. Mi sa di sì. Mi sa di sì. No, c'è ancora di qua che è tutto neutro. Ok, ha allagato leggermente. Perché stavo colorando ma non colorava la superficie di rosa. Wayla, wayla, e te col rullo dove vuoi andare? Preso, deal, però mi ha purtroppo portato via il razzo. Però almeno l'abbiamo bloccato perché stava già colorando un po' troppo. Ah, tanto il razzo in 448 lo recuperiamo. Ok, razzo lì in mezzo. Qui che caspita è esploso. Ah, una bomba, ecco cos'era esplosa. Sa che sono qua, eh. Presa. Non le ho lasciato lanciare il razzo. Fantastico, l'ho bloccata giusto in tempo. Allora, ci sono i miei che stanno bloccando la squadra gialla. Mamma mia, le ho rubato il razzo. Fantastico. Ok, niente da fare. Perché purtroppo con l'aerografo d'elite devo avvicinarmi tantissimo. Adesso Dil verrà qua sotto a romperci le scatole. Preso. Mi sono preso pure la kill. Attenzione che hanno lanciato un razzo giallo. Stavolta Moe ce l'ha fatta. Ah, ma tanto adesso risponderò al suo razzo con un altro razzo. Ok, attenzione che la squadra gialla sta tentando di uscire. Non siamo troppo precisi. Preso. Papunet. L'ho bloccato prima che facesse troppi danni. Ok, hanno splattato anche la seconda ragazza. Facciamo un super salto. Attenzione al rullo. Preso. Ho splattato Dil. Sta arrivando di nuovo la ragazza che ha il razzo come arma speciale. Dai, che non manca tantissimo. In teoria dovremmo farcela. Piazzaci una mina qua. Ok, partita terminata. Vediamo chi la porta a casa, però direi noi della squadra rosa. Vediamo subito. 57-24.7. Ottimo, bella vittoria. Perfetto. Ah, dall'altra parte è crashato L. Va bene, ragazzi, ultimo match di oggi. Torniamo a giocare nella mappa Cime Sogliolose perché Stelle Marina le hanno cambiate. Ne giochiamo ancora uno perché... purtroppo ho avuto qualche piccolo problema tecnico e allora è per recuperare il tempo perso. Allora andiamo subito giù veloci. Ho mantenuto la stessa arma di prima.
via, rapidissimi. Coloriamo tutto quello che c'è da colorare. Allora io passo di qua. Voilà. 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 E via. Razzo. Attenzione. Ah, peccato, peccato. C'era G e K Hugo. Prendilo, prendilo, ce l'hai alle spalle. Però troppo lento. Vabbè, ha sparato il razzo, però non penso, non ha fatto grandi danni. Ok, se lo sparava nella nostra zona di spawn era un problema, perché dovevamo perdere tempo per star lì a ricolorare tutto. Presa la Lu, bloccata subito. Aveva appena attivato il Turbinator, mi sono sacrificato per la squadra. Allora, qui abbiamo tutta una bella superficie neutra da colorare. Adesso vado anche qua in cima, ma coloro velocemente così. Razzo. Dai, aiutiamo i miei nell'avanzata. Ok, ho preso un corridoio laterale, perché così posso colorarlo. Tanto rimarrà azzurro questo qua, quindi nessun problema. Attenzione al pennello qui. Niente da fare. La Lu. Ah, è la ragazza di prima col Turbinator. Ma i miei che fine hanno fatto? Mi sa che siamo rimasti in due. Eh sì, mi sa che siamo rimasti in due. Sta ritornando. No, però con quest'arma qua non posso. Presa. Ok. Purtroppo con quest'arma qua non posso stare troppo vicino al mio avversario. Grandissimo. Siamo rimasti in due, però stiamo tentando di fare del nostro meglio per rompere le scatole ai rosa. Ok. Sbaglio, è atterrato un rosa, forse, boh. Ok. Allora, sto tentando di colorare. Ok, già solo così ho fatto 1000 passapunti. Razzo. Cento, però ho paura che andremo a perdere. Paura che la perderemo questa partita. Ci provo, ci provo. Ok, ho colorato ancora qualcosina. Vediamo se riusciamo a portarla a casa. Però eravamo rimasti solo in due. E ho paura che mi sa che non ce la facciamo. Vediamo subito. 49-37. Niente da fare. Voglio vedere quanti della squadra rosa stavano ancora giocando. Infatti, Malomael e Nonò. Eravamo 4 contro 2. Ho fatto un sacco di punti. Va bene ragazzi, terminiamo le partite su Splatoon di oggi qua. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon. Alla prossima ragazzi!